Buongiorno a tutti, abbiamo lasciato Gesù e i suoi apostoli alla cena sulla riva del lago e abbiamo visto anche l'atteggiamento di Gesù che come sempre porge Lui il mangiare e serve. Durante la cena, ecco, sono piccole immagini, però sono estremamente significative. Gesù non è un padrone, Gesù è un padre, Gesù è il vero pastore che nutre le sue le sue pecore. Ecco, anche qui vediamo una simbologia. Ecco, il Signore sta. Al, al, non sta a capotavola sta a centrotavola e serve anche da risorto ecco questo ci deve, ci, ci deve eh, far capire anche a noi ecco come dovrebbero essere i rapporti all'interno della chiesa ecco eh, e quando ebbero mangiato leggiamo dal versetto 15 Quando ebbero poi mangiato Gesù dice a Simon Pietro Signore di Giovanni mi ami più di costoro gli dice Sì Signore tu sai che ti voglio bene gli disse pasci i miei agnelli Gli dice di nuovo una seconda volta Simone di Giovanni mi ami gli rispose, certo Signore, tu sai che ti voglio bene. Gli dice, sii sì, pastore delle mie pecorelle. Gli dice per la terza volta, Signore di Giovanni, mi vuoi bene? Si contristò Pietro che per la terza volta gli dicesse, mi vuoi bene. E dice, Signore, tu sei tutto, tu sai. Che Ti voglio bene, gli dice Gesù. Pasci le mie pecorelle. Ecco, è un dialogo estremamente profondo e ricco eh, di significati. Eh, abbiamo parlato molto spesso della, dei verbi greci. Ecco, mentre noi. Ehm, definiamo l'amore umano con la parola amore, solo che in italiano la parola amore vuol dire tantissime cose, anche negative. C'è l'amore per gli animali, c'è l'amore per, so, per lo sport, c'è l'amore, insomma, è, una, è, un, è un termine inflazionato che non rende e quindi la conferenza episcopale italiana ha fatto una nuova traduzione di questo passaggio più precisa. Ecco. Leggiamo la nota che ho fatto, la resa in italiano segue il significato differente dei due verbi greci usati nel dialogo, amare con agapao e voler bene con fileo. Sono tre i verbi greci che definiscono l'amore. Gli greci diversificano un po' e fanno bene, ecco, non hanno solo un termine per indicare l'amore. C'è l'eros, che è l'istinto, diciamo, verso la donna, rappresenta l'istinto dell'amore dell sensuale. Poi c'è la filia, Fileo, che è l'amicizia, e poi c'è l'agapi, che è la. È, è, nel greco eh, agapi indica l'amore la, più sublime di tutti gli altri, nel Nuovo Testamento ancora di più, perché agapi è usato soprattutto, eh, quasi sempre, per definire l'amore di Dio e di Cristo. Ecco, allora vedete che, Gio, che, che Gesù usa un verbo molto forte, gli dice mi ami più di costoro. E perché gli dice più di costoro? Perché Pietro aveva detto se anche tutti si scandalizzassero, io non mi scandalizzerò mai negli altri evangeli oppure aveva detto io per te sono pronto ad andare alla morte e allora Gesù inizia così mi ami più di costoro e Pietro gli risponde sì signore tu sai che ti voglio bene però non usa lo stesso verbo che ha usato Gesù Agapao usa il verbo ti voglio bene, che è un po' più debole, Fileo in greco. Pietro eh, rimane con un basso profilo perché sa che l'ha rinogato tre volte e quindi non si attenta a usare il, il termine che ha usato Gesù. E Gesù gli dice passi i miei agnelli. Il verbo qua, pascolare, eh, nel greco vuol dire condurre, pascolare, nutrire in senso generico, però è, è usato anche per mandrie di vari animali, anche per, per i porci. È un. È, un verbo che eh, ha un significato più allargato, più generale, mentre invece le metafore del pastore si tratta sempre di greggi di pecore. Comunque potete vedere i riferimenti qui. E... <coughs> Al versetto 16, gli dice di nuovo una seconda volta. Simone di Giovanni mi ami, ecco vedete che stavolta c'è un, un andamento decrescente, non gli dice più mi ami più di costoro, come abbiamo visto qua, gli dice solo mi ami, però usa sempre quel verbo forte, agapao, amare. Gli rispose Simone Pietro, certo Signore, tu sai che ti voglio bene. Gli dice così Fileo ancora una volta. Ecco, eh, però, un altro dettaglio da tenere presente è che qui Gesù chiama, eh, chiama simon Pietro lo chiama col suo nome prima della vocazione. Simone di Giovanni vuol dire figlio di Giona, è il nome del padre. E non lo chiama Pietro, ecco perché, perché, perché Pietro a questo punto è, è un po' frastornato, non sa più cosa fare, torna in Galilea e si rimette a fare il pescatore. E allora come vedremo poi anche nella finale c'è bisogno di una nuova chiamata, di un nuovo invito alla sequela come vedremo nell'ultimo versetto. E, e, e qui è Simone di Giovanni. E sapete che mh, Gesù ha dato un nome nuovo a Simone di Giovanni che è il nome Cefa in aramaico che vuol dire pietra. Poi gli ha detto su questa pietra edificherò la mia chiesa. L'aveva scelto fin dal principio nel Vangelo di Giovanni come capo della sua futura chiesa. Ma andiamo avanti, abbiamo visto la, la, la seconda domanda. E Pietro risponde come abbiamo detto, ti voglio bene, sai che ti voglio bene, lo vediamo qua usando quel verbo un po' più debole. E Gesù gli dice «Sì, pastore delle mie pecorelle». Questa, questa volta c'è un altro verbo greco per indicare l'atto di condurre il gregge che ha più precisamente la funzione del pastore. Ecco, gli chiede nella seconda volta di essere pastore delle sue pecorelle, cioè lo rimanda alla sua antica vocazione. Gli ricorda che quelle parole che gli aveva detto nel Vangelo di Giovanni all'inizio, tu sei Pietro e su questa pietra eh, edificherò la mia chiesa. E poi c'è la terza volta, gli dice la terza volta, Signore di Giovanni, mi vuoi bene. Ecco, vedete ancora l'andamento decrescente. Prima il Signore ha usato due verbi forti, agapao, amare, e qui usa fileo, voler bene. E, e poi vedremo perché Gesù fa così negli spunti. E... Gesù gli chiede se gli vuole bene, qui siamo a livello dell'amicizia, non siamo più nell'amore. Sovrannaturale eh, che dovrebbe esserci tra noi e il Signore e anche tra i membri di una comunità cristiana, l'amore di Dio. San Paolo, quando fa il suo grande inno all'amore, usa il verbo agakpao, parlando dell'amore di Dio. Questa volta, però, G Gesù scende di livello e gli dice: gli chiede mi vuoi bene. E Pietro se ne accorge di questo cambiamento e si contristò e divenne triste che per la terza volta Gesù gli dicesse non più mi ami ma mi vuoi bene. E, e poi era anche la terza volta che gli faceva questa domanda, tre volte come tre sono stati i, re, I rinnegamenti, ecco, vedremo poi di capire. Ecco, il modo di fare di Gesù, ma qui è, è, molto, è molto esplicito. E Pietro a questo punto era tristato perché il Signore, appunto, indirettamente, implicitamente, lo fa ritornare alla sua caduta e lo fa anche davanti agli altri. Ecco perché Pietro era il, il pastore della, della Chiesa, era il capo della comunità cristiana. E Pietro alla fine dice, Signore, tu sei tutto, sai che ti voglio bene. Ecco, e rimane con questa quest espressione un po' più debole, ti voglio bene, e non dice tu sai che ti amo, ma dice ti voglio bene. Ecco. Pietro finalmente ammette la sua... Finalmente no, eh, poveretto, perché eh, tutti sono scappati. Pietro eh, poteva essere denunciato e, e, e essere, essere condannato anche lui. Quindi, c'è stata una, una caduta, ma era anche abbastanza comprensibile, anche se è una caduta grave quella del rinnegamento, lo vedremo eh, successivamente. Però qui eh, viene fuori tutto, vedete che il Signore, lo spiegheremo negli spunti, è buono, e misericordioso, ma è anche vero. Eh, di questo ne parleremo dopo. E allora Gesù, eh, dopo questa confessione di Pietro, che ammette appunto sì, che vuole bene al Signore, ma è ancora un, una, un amore, se si può chiamare così, che non riesce a superare le prove che sono previste per la sequela, per il ministero, per andare con Gesù. E, e quindi Pietro eh, si rattrista, e, e questo è, è, è un'umiliazione un che, che Ge, Gesù gli dà davanti a tutti gli altri discepoli. Questo dialogo è, bisogna immaginarselo circondato da un grande silenzio, perché è un dialogo talmente profondo che va alla radice dei rapporti tra il Signore e i Suoi. E Gesù però lo incoraggia, dice passi le mie pecorelle. Gesù gli mantiene il primato e lo incoraggia, però ha fatto venire fuori anche tutto quello che c'era che, che non andava bene nella persona di Pietro. E, e poi al versetto 18 gli dice un'altra cosa: in verità, in verità ti dico, quando eri più giovane ti cingevi da te e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani, e un altro ti cingerà e ti porterà dove tu non vuoi. È una, ce la spiega l'Evangelista stesso, è una, è una metafora della morte cruenta, del martirio. E, e Pietro che aveva detto eh, Signore perché non posso seguirti ora, darò la mia vita per te, poi invece l'ha rinnegato tre volte. E qui invece Gesù lo prende sul serio. E... E predice appunto la fine di Pietro, che sarà una morte cruenta nella vecchiaia, avrà una vita lunga, si sa da questo, però eh, verso la fine della vita appunto qualcuno lo cingerà, cingere vuol dire quando uno si appresta a fare qualcosa, ecco qui... Cingere vuol dire portarlo nel luogo del patibolo. Eh, tenderai le tue mani, è un'espressione un che indica appunto anche la ricerca di aiuto ecco, dell'uomo che, eh, che è vicino alla morte e chiede aiuto e, e l'altro che cinge e porta via è, sono, i, sono gli aguzzini ecco. la, la, la tradizione posteriore ci dice che pietro è morto crocifisso a roma vecchio e con la testa in giù perché l'ha chiesto lui lo chiese lui secondo la tradizione perché non, non si sentiva degno di essere messo a morte come Gesù e quindi ha scelto una morte differente. Ecco, però questa è la tradizione, però sicuramente Pietro e Paolo hanno subito il martirio. Paolo lo sappiamo, ecco, ce lo dice lui stesso nelle lettere prima di morire. E di Pietro lo sappiamo qui da questo passaggio del Vangelo. Però eh, il versetto 19 ci dice un'altra cosa, eh, cioè, è una glossa anche questa dell'Evangelista che dice questo gli disse significando con quale morte gli avrebbe glorificato Dio. E detto questo gli dice seguimi. E Giovanni dice che il martirio è dare gloria a Dio. Si può dare gloria a Dio in tanti modi, in tanti modi ma quando si arriva alla morte cruenta è il modo più, più grande, più alto di dare gloria a Dio, perdere la vita per il suo nome. Infatti nell'ufficio delle letture, della, nel, nel breviario, eh, noi festeggiamo le feste di Gesù, della Madonna e degli Apostoli, ma subito dopo vengono i martiri come, come importanza e giustamente la Chiesa ha pensato così. I martiri eh, hanno, hanno risposto fino a alla morte cruente, alla loro chiamata. Ecco, è il massimo che si può dare a Dio, è la cosa più grande che, che ci fa paura, però è anche l'atto la, eh, più, l'atto supremo, ecco, che è di pochi, però, ecco, i pochi sono i più grandi, sicuramente. Tu, Signore, hai dato la vita per me e anch'io do la vita per te. Eh, insomma, non vado troppo in là su questo, su questo tema, ma bisogna eh, pensarci. Ecco, è per questo che poi nei Vangeli, come leggiamo ad esempio in Matteo capitolo 10, versetto 33, il, il rinnegamento è un peccato che Gesù considera un peccato grave il rinnegamento di pietro e quindi in, questa, in questo passaggio, in questa pericope, eh, Gesù eh, ha dovuto correggerlo e lo ha fatto davanti a tutti. Questo, anche questo è molto significativo perché, come dice San Paolo, anche il presbitero che sbaglia lo devi rimproverare davanti a tutti. Quando un capo, questo non succede più nella Chiesa. Non si fa mai, anzi guai, <ride> ad andare contro un superiore. E invece Gesù e San Paolo, la Chiesa antica, eh, guardavano bene eh, le mancanze dei capi, delle guide, e se facevano un errore eh, lo si stigmatizzava davanti a tutti. Ma Gesù lo fa con un grande amore, sebbene anche con... Eh, con grande verità. C'è quella parola che ci spiega la gravità del rinnegamento, dice che volevo leggere in Matteo 10, Gesù dice, chi mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli, una frase molto severa. Ecco. Però poi Gesù... Lo incoraggia ancora una volta, per tre volte gli ha detto: Passi le mie pecorelle, quindi è un incoraggiamento e alla fine gli dice: Seguimi. Eh, Pietro e gli apostoli avevano abbandonato tutto, ne erano ritornati al loro paese, si erano rimessi a fare i pescatori. E Gesù dice seguimi a Pietro, ma lo dice anche a tutti gli altri, c'è una nuova chiamata, è una nuova, è una nuova missione, questa volta molto più importante di quella precedente, perché il Signore non è più presente fisicamente insieme a loro e sarà una, un, un, un discepolato vissuto nella fede e nello Spirito Santo. E un discecolato che comporterà una vita simile a quella del Signore. Abbiamo appena visto la morte cruenta che subirà Pietro. Ecco, e sembra che tutti gli apostoli, forse meno Giovanni, abbiano subito la, la morte cruenta. E poi vedremo negli spunti anche il significato di questo seguimi. Cosa vuol dire seguimi a questo punto? Gesù li aveva già scelti, i discepoli, molto tempo prima, ma ora c'è bisogno di una nuova chiamata. Nel primo punto ritorniamo a questo dialogo bellissimo, così profondo, tra Gesù e Pietro, Simone e di Giovanni, dove Gesù manifesta due che sono le le qualità di Dio, la misericordia, ma anche la verità. Ecco, è solo Dio, è solo nell'amore di Dio che si riesce a tenere insieme queste due qualità, questi due carismi, la misericordia e la verità. La verità da sola può essere spietata accusare qualcuno e giudicarlo, ad esempio. La misericordia, senza la verità, può essere vuota e inefficace, inutile, come dire va tutto bene, qualsiasi cosa va bene, no, ci vuole anche la verità. Ed è solo Dio, nella Sacra Scrittura, nell'Antico Testamento, nell'ebraico, si dice, Chesed ve emet, misericordia e verità. E sono gli attributi di Dio e sono gli attributi di Gesù. Ecco. E, e quindi anche noi rispetto a Gesù dobbiamo aspettarcelo così. Gesù sa tutto di noi. E... Come dice anche l'Apocalisse, dice: Io quelli che amo li rimprovero, li castigo. Il Signore è fatto così. Non pensate di trovarvi davanti un, un, un Cristo un po' così eh, buono, ecco, eh, così che, che passa soprattutto. No. Non dobbiamo sperarci, ma è meglio avere il Signore così com'è: ecco, che ci ama e anche ci castiga. E qui c'è un'umiliazione che Pietro riceve, come ho fatto vedere nella. nella nel dialogo, nella progressione del dialogo, questo quest andamento decrescente dal punto di vista di Gesù. Però ci sono anche degli incoraggiamenti. Per tre volte Gesù gli dice: Pasci le mie pecorelle. Nonostante la caduta di Pietro grave, eh, come ho detto, chi mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. E... Però, eh, vedete, il Signore l'ha già perdonato, però anche lo vuole mettere di fronte alla sua debolezza umana. Siamo, qui è il Pietro e sono i discepoli prima della Pentecoste, prima dell'infusione dello Spirito Santo. E siamo, eh, siamo molto vicini noi. <ride> Agli discepoli prima della Pentecoste, non abbiamo mai passato delle prove come hanno passato loro. Quindi io, quando sento dal pulpito ecco degli strali o dei giudizi sul Pietro prima della, prima della Pentecoste, ecco, storco un po' il naso, non si è capito tanto, mi sembra. Eh... Gesù lo incoraggia e lo mette davanti alla propria realtà fa tutte e due le cose, passi le mie pecorelle, però gli dice, eh, Gesù la terza volta gli dice, è un po' drammatico, Signore Sim Simone di Giovanni, mi vuoi bene, non gli dice mi ami, mi vuoi bene. E mettere di fronte ognuno di noi, come ha fatto con Pietro, davanti alla sua realtà, là, questa è la verità ed è giusto che sia così e, e poi alla fine Gesù prende sul serio anche le parole che Gesù che Pietro aveva detto nell'ultima nell cena io darò la vita per te gli aveva detto al Signore e, e Gesù lo prende lo prende sul serio ecco eh, non, 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 è, non è stato capace di seguirlo durante l'arresto, però sarà capace di sostenere l'ultima prova, la più grande, quella del martirio cruento. Ed è anche, non è una punizione, perché poi, come ho detto prima, tutti, tutti gli altri apostoli, forse meno Giovanni, hanno su, si sa che hanno subito il martirio in vari luoghi. Dove erano andati a predicare come anche San Paolo. Eh, il martirio, eh, come ho detto prima, è la risposta più sublime che l'uomo può dare al suo Signore, la prova suprema. E infatti, appunto, come ho già detto, ma ci tengo a dirlo ancora una volta: eh, nella liturgia noi ricordiamo i martiri per primi, prima dei dottori prima dei guaritori, prima dei monaci, prima delle vergini, sono i più importanti, sono quelli che hanno dato tutto, tutta la vita, e hanno subito anche come Gesù il martirio cruento. E quindi eh, vediamo anche questa misericordia e verità di Gesù, ma vediamo anche l'importanza Vedete la, la preziosità di questo dialogo umano, molto umano, tra, tra il Signore e un uomo, come tutti noi. Eh, il Signore ha una delicatezza eh, veramente divina. Ecco, poteva rimproverarlo in altro modo, invece ha messo su tutto il problema sul sul problema più importante lo amiamo il signore sì o no quanto lo amiamo non lo possiamo sapere perché possiamo fare gli errori che, hanno, che ha fatto pietro però eh, questo dialogo ci mette davanti la relazione Ecco, tra noi e il Signore, ma anche la relazione tra noi eh, cristiani. Ecco, la relazione è importantissima. Dio ci chiede di amarci gli uni gli altri come io vi ho amato, ha detto il Comandamento Nuovo. E quindi su queste cose non si scherza. Ecco, è meglio non fare dei proclami, come ha fatto Pietro, io darò la vita per te, volare bassi come ha fatto Pietro usando eh, l'espressione ti voglio bene e non ti amo. Eh, e però eh, bisogna crescere nell'amore verso il Signore e nell'amore tra fratelli. Eh, questa è la cosa più importante. Eh, ci sono i due grandi comandamenti cristiani, che sono l'amore verso Dio e l'amore verso il prossimo. Ma, come dice San Giovanni anche nelle sue lettere, c'è un comandamento nuovo: amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato, e su queste cose non si scherza. Quindi l'amore lo devi provare. Se voi leggete il Siracide quando parla dell'amicizia, eh, ben Sirach, eh, il Siracide, ci fa capire chiaramente che. La vera amicizia, il vero amore, la vera filia le si vede nella prova. E quindi aspettiamo ecco, a fare dei grandi proclami oppure delle giaculatorie molto pie davanti al Signore. Pensiamo a fare quello che dobbiamo fare e a superare tutte le prove della vita cristiana. Poi dopo potremo. Quando tutto è compiuto, potremmo anche dirgli: Signore, ti amo. Ecco, io penso così. Sono cose su cui non si scherza, ecco, sono cose importanti. E questo ci insegna anche come sono importanti le relazioni umane. E lo dovrebbero essere nel cristianesimo. Ma oggi siamo eh, proprio alla distruzione delle, delle, delle relazioni umane, non ci si trova neanche insieme, si parla dai social e poi ci sono il matrimonio che è, è, sta andando sottoterra, ecco. non si sposa più nessuno, non sappiamo più amare. Siamo in un momento eh, critico e eh, questo, eh, questo passo di una, di una delicatezza infinita ci fa vedere invece quanto sono importanti le relazioni umane. Oggi siamo arrivati all'usa e getta anche con le persone, non solo con le cose. Ecco, quindi eh, prendiamo sul serio questo dialogo per meditare su queste cose e... Edifichiamo, cerchiamo di edificare qualcosa che rimane, che sono le buone relazioni. Questo soprattutto per i cristiani. Poi gli altri faranno quello che vogliono. Ma noi cristiani abbiamo, come ho detto prima, un comandamento nuovo. Ecco, saper amare come Gesù ci ha amati lo si può fare solo nello Spirito Santo e nell'amore di Dio. Ecco, poi, il secondo spunto c'è questa parola del Signore che risponde a Pietro, anche se l'aveva detto quando Gesù non era presente fisicamente, io vado a pescare. E Gesù conclude questo dialogo dicendogli: seguimi, c'è bisogno di un'altra chiamata, come ho detto. Pietro era il leader. Pietro va a pescare, lo seguono tutti, anche gli altri apostoli. Era finita, Gesù è risorto, sale al cielo, torniamo a fare il nostro lavoro. Non avevano capito. E Gesù, e Gesù deve ricominciare tutto, tutto di nuovo. E, e che significato ha questo seguimi ora alla risurrezione? E vuol dire una sequela molto diversa da quella di prima. Prima i discepoli seguivano fisicamente il Signore nei luoghi dove andavano, accompagnavano così. Adesso, dopo la Pentecoste soprattutto, seguire il Signore vuol dire avere una vita simile alla sua nello Spirito Santo. È tutto diverso. Infatti poi... La, la, la vita di tutti gli apostoli, di San Paolo, ecco, di, dei personaggi che conosciamo nel Nuovo Testamento, è stata veramente simile a quella del Signore, in modo diversificato ma più o meno eh, è stata simile. Ci sono state le stesse prove che il Signore ha passato e anche prove diverse. E... E dopo la Pentecoste allora Pietro e gli altri discepoli potranno veramente seguire il Signore, seguirlo in modo vero, non solo fisico, fisicamente, standogli dietro e camminando con lui, eh, quando Gesù andava per villaggi a predicare. Quindi meditiamo sul significato di questo seguimi quando Gesù non è più fisicamente in mezzo a noi. Cosa vuol dire questo? Beh, per tutti i cristiani la cosa più importante è ascoltare la parola e metterla in pratica. Ma ci, siano, ci sono tanti nella Chiesa che hanno un ruolo, sia laici che religiosi, e come facciamo a seguirlo? Che non c'è. Come sappiamo a capire cosa dobbiamo fare? L'ho detto anche precedentemente, si tratta di cercare la volontà di Dio nella preghiera per avere luce su cosa fare e anche... La, il discernimento sui fatti provvidenziali o no, o non, della nostra vita. Dio ci parla anche in questo modo. E guardate che San Paolo dice che siamo predestinati fin dalla, dalla, dalla fondazione del mondo. Quindi c'è un piano del Signore per tutti noi già pensato. Già stilato dalla fondazione del mondo, quindi si tratta solo di scoprire qualcosa che Dio già ha già pensato di fare attraverso di noi. È per questo che bisogna essere molto umili, eh, soprattutto quelli che hanno un ministero. L'umiltà vera, ecco, di stare sottomessi a Dio e cercare la Sua volontà. La strategia del ministero deve, deve venire dalla preghiera, non dall'attivismo. È dalla preghiera che si riesce a, a carpire, e come ho detto prima, anche dai fatti provvidenziali della nostra vita, dove Gesù si può dare anche dei segni più o meno percettibili, però l'importante è il volerlo, seguire davvero e fare la sua volontà. ecco L'uomo presuntuoso è molto difficile che cerchi di fare la volontà di Dio. L'uomo orgoglioso o ancora peggio superbo non ne parliamo neanche. Ci vuole l'umiltà. La Madonna lo dice in un messaggio che la vera umiltà è questa. E fare tuo un, un progetto che non è tuo, è di Dio. E allora potremmo dire, come salmista, che diceva il Signore completerà per me l'opera sua, <ride> dice così: il Signore completerà per me l'opera sua. Eh, fare nostro il piano di Dio. Ecco, ma bisogna intercettare questa volontà di Dio eh, ogni giorno. E senza una vita di preghiera, questo, i sacerdoti non hanno neanche colpa, pregano pochissimo, ma con le unità pastorali, te lo credo, sono sempre in giro in macchina eh, per varie attività, ecco, ma eh, la Chiesa così si, si svilisce, ecco, se viene a mancare il, il momento dell'ascolto dell della parola, della preghiera. È da lì che nasce l'attività e non è il contrario, non è dall'attività che nasce la preghiera, è dalla preghiera che nasce l'attività. Lo vediamo chiaramente nei Vangeli. E Gesù tante volte si ritira da solo sul monte a pregare, spesso anche di notte. E da lì, e lì nasceva la strategia del ministero nel suo colloquio con il padre. Ecco, bisogna meditare molto su questo. E allora capiamo il significato di quel seguimi. Pietro poteva dire, ma tu sali al padre, non ci sarai più, come facciamo a seguirti? Ecco, ho cercato di spiegarlo. Ecco, chiedere soprattutto l'aiuto dello Spirito Santo che conosce tutte le cose di Dio, noi non le conosciamo, ma lo Spirito Santo le conosce tutte e ci darà eh, giorno per giorno, se lo invochiamo, la luce eh, eh, per, eh, per fare la volontà di Dio, per portare a termine un progetto che egli ha su ognuno di noi. Pace bene a tutti e buona giornata.